Guardando nell'ambito di tutti gli attendees della giornata, escluendo tra le domande, io ho visto però che abbiamo tra il nostro pubblico anche Dario Dodorico, che è il Senior Sales Director di Indeed, cioè la persona che si occupava per Indeed del mercato italiano da Dublino e poi ha avuto anche l'audacia di arrivare in Italia e di aprire la sede di Indeed in Italia. Se fosse possibile dalla regia collegarlo, vorrei approfittare del fatto che ci stava seguendo, tra virgolette, dalla piccionaia per fare una domanda anche a lui, visto che abbiamo ancora 1 minuto e mezzo di tempo. Regia, ci aiuti in questo senso? Ah, no, eccolo, lo Ci vedo. sono. Ciao, Buonasera, ciao. Dario. Federico, buongiorno a Ti tutti. sei inserito a seguirci, tra virgolette, sotto mentite spoglie da lontano. Spero che tu abbia avuto Tradimento. una buona esperienza anche in questa formula completamente digitale. Poi ho visto proprio che in questi giorni, se non sbaglio, Indeed, addirittura in campagna, se non sbaglio, ho beccato uno spot televisivo con una ragazza che gira come fosse la lancetta di un orologio, cambiando incarichi di lavoro in maniera estrema. Perdonami, approfitto della tua presenza e approfitto di quello spot per farti una domanda che forse non ti aspetti. In questi giorni l'emergenza è importante. Noi come ADN Cronos stiamo seguendo sia la presenza del Consiglio che la Regione Lombardia, ma anche gli sforzi sanitari che si stanno producendo sul nostro territorio. Ti faccio una domanda molto cruda. Indeed può essere anche una piattaforma giusta laddove un ospedale cerchi infermieri esperti di terapia intensiva, che sono una delle capacità umane più cercate in questo momento? Grazie, grazie Federico e buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia, non più sotto mentite spoglie adesso. Guarda, ti rispondo subito a questa domanda dicendoti sì, noi anche in altri paesi, adesso stiamo vedendo anche in Italia, abbiamo fatto delle campagne specifiche sia in Inghilterra ma anche adesso in Italia, in particolar modo cercando degli OS che siano fuori dal paese per venire in Italia, quindi stiamo collaborando con diverse realtà, sia ospedaliere che anche con le agenzie di selezione, proprio in questa logica. E quindi la piattaforma è sempre lì, è chiaro che in questi giorni sta cambiando il traffico, sia da un punto di vista di lavori, no? Che vengono postati sul sito, ma anche di ricerche che vengono fatti dai vari candidati. E in particolar modo abbiamo visto ad esempio un incremento molto molto elevato della parola lavoro remoto o lavoro work from home che prima non era così Una presente. parola che caratterizza gli annunci, immagino. Una parola che caratterizza gli annunci esattamente, sia da chi viene, sia sugli annunci, ma in particolar modo dalle persone che fanno la ricerca, no? Quindi ricercano con la caratteristica di avere la possibilità di lavorare da casa. Quindi sicuramente questo riguarda quello che stiamo facendo per queste aree specifiche. In realtà poi abbiamo voluto fare un altro paio di cose come Indeed, perché ci sentiamo un po' privilegiati, perché facciamo parte di un'azienda che ormai da un mese ha fatto lavorare da casa 10.000 persone nel mondo, perché avevamo già la tecnologia, gli strumenti, i processi. E quindi quello che abbiamo cercato di fare come Indeed è da un lato, di mettere la nostra, esperienza a disposizione delle aziende, quindi faremo anche degli altri webinar in cui raccontiamo come si possa lavorare da casa, organizzarsi per lavorare da casa. Abbiamo voluto fortemente con gli amici di comunicazione italiana questo webinar perché abbiamo detto che magari per 90 minuti era bello non parlare di coronavirus, ma invece di parlare di come si può essere ora attivi o di come prepararci per quando ci sarà una ripresa, no? Quindi cominciando già a fare alcune azioni. E poi l'ultima cosa che abbiamo fatto oggi o da ieri, siamo presenti anche sull'agenda della solidarietà digitale del Ministero e quindi anche noi siamo riusciti un po' di fatica perché fortunatamente sono tante le aziende che si stanno mettendo a Hai disposizione, perfettamente ragione, abbiamo sperimentato anche ma noi quella fatica di voler aiutare e non trovare il modo.
Però è una bella fatica, è una bella fatica e abbiamo insistito e ci siamo riusciti, quindi siamo live anche noi se volete andare a visitare la pagina dell'agenda della solidarietà digitale e stiamo mettendo a disposizione quello che abbiamo, quindi la nostra piattaforma, i nostri servizi, la nostra consulenza alle aziende. Ho capito. Grazie, grazie in particolar modo per aver avuto il coraggio di avere un evento fisico spostato, annullato e invece mantenuto ed allargato. Questo credo che sia uno dei migliori messaggi in questo momento. E quindi ringrazio. Dimmi. Siamo molto contenti perché poi vedremo anche i dati. Io non sono la persona deputata a raccontarli, ma la partecipazione è stata veramente alta. Noi abbiamo detto proviamo a fare questa cosa perché è un altro pezzettino di attività che noi possiamo fare per essere vicini alle aziende. E insieme a Fabrizio, Comunicazione Italiana, abbiamo detto vediamo e poi abbiamo detto che ci serve per darci una mano grande in questa attività, ovviamente non poteva che essere Federico e quindi niente, siamo molto molto contenti di questo tentativo che abbiamo fatto, ma soprattutto dell'attenzione perché avere un'ora e mezza di tempo a disposizione da parte di così tante aziende è una cosa veramente che ci riempie d'orgoglio e che ci fa pensare allora facciamone qualche altro. Grazie mille.